Europe for Peace Piacenza organizza per venerdì 20 ottobre una fiaccolata per dire no a terrorismo e guerra e promuovere pace e giustizia. Io ho con me Roberto Lovatini, che è coordinatore di Europe for Peace Piacenza. Benvenuto su Radio Sound. Grazie, grazie. Buonasera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Roberto, vogliamo raccontare innanzitutto chi c'è in Europe for Peace Piacenza? Europe for Peace Piacenza è composta da attualmente 23 associazioni, diverse tra loro per tanti motivi. Sono associazioni laiche, anche religiose, cattoliche, però hanno un comune denominatore, che è quello di cercare la pace e di cercare di fare in modo che le soluzioni ai conflitti bellici o anche ai conflitti non bellici possano avvenire senza l'utilizzo di guerre e di violenza. Noi pensiamo che sia fondamentale lavorare per una risoluzione non violenta dei conflitti. In questo ci ritroviamo uniti. Ecco, il cardinal Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini, dice che finché non si affronterà la situazione palestinese, la stabilità non si troverà in quella zona, no? E diciamo che i palestinesi non sono Hamas, giustamente, sono un popolo. Esatto, i palestinesi non sono Hamas. Noi pensiamo che se la soluzione viene trovata al problema palestinese, chiaramente Hamas non avrà più molto da dire, ma se le cose continuano come stanno andando in questi giorni, quando un popolo di 2 milioni di persone che si trova a Gaza viene bombardato senza avere nessuna possibilità di fuga, di salvezza, tolto acqua, luce, cibo, è chiaro che Hamas si ingrandirà, aumenteranno le persone, perché la disperazione fa evidentemente aumentare le file di coloro che non trovando altra via d'uscita si affidano a chi fornisce, a chi dà loro una risposta, anche se assolutamente sbagliata. Ecco, noi facciamo la manifestazione venerdì 20 ottobre, faremo un collegamento con una persona israeliana e una persona palestinese che entrambi lavorano insieme per costruire la pace. Questo vuol dire che già adesso ci sono dei movimenti, ci sono delle persone che lavorano insieme, fianco a fianco, per cercare di convivere nella pace. Però, come diceva appunto il cardinale Pizzaballa, se la questione palestinese non viene risolta, non ci potrà essere pace, perché attualmente i palestinesi non hanno nessun diritto, non stanno vivendo una vita di dignitosa. Bisogna che ci si sieda intorno a un tavolo e si trovi una soluzione dove entrambi i popoli possano riconoscersi e vivere in pace. Allora Roberto, venerdì 20 ottobre alle 18:15 il ritrovo è ai Giardini Margherita qui a Piacenza. Che cosa accadrà? Noi faremo una fiaccolata per le vie della città, arriveremo poi in Piazza Cavalli dove sosterremo, dove appunto ascolteremo gli interventi di questi due esponenti, palestinese ed israeliano. Faremo sentire le nostre voci, cioè quello che pensiamo, e riteniamo che sia importante partecipare. Quindi noi invitiamo tutti coloro che credono nella pace, nella soluzione non violenta dei conflitti a partecipare, perché è fondamentale. Naturalmente non è che Piacenza risolve questo problema, però Piacenza può contribuire insieme ad altri così a lanciare il messaggio. Un messaggio che potrà essere recepito da tante persone e speriamo soprattutto che lo recepiscano i nostri governanti, i governanti di tutta l'Europa, che pensiamo che abbiano fatto poco o niente in questi anni per cercare di risolvere il problema senza affidarsi alle solite parole e poi, quando c'è un conflitto, assistere impotenti. No, ci deve essere un'iniziativa europea. L'ONU ha preso delle decisioni, delle risoluzioni. Queste risoluzioni non sono state applicate e questa è la causa di tutto. Fossero applicate le risoluzioni dell'ONU, oggi non avremmo questa situazione esplosiva. Ricordiamo l'appuntamento venerdì 20 ottobre, Europe for Peace Piacenza, questa bellissima manifestazione, momento d'incontro per dire no al terrorismo, no alla guerra e promuovere pace e giustizia. Ne abbiamo parlato con il coordinatore Roberto Lovatini, che è stato con noi su Radio Sound Piacenza 24. Grazie Roberto. Grazie a voi.